La parola d'ordine in casa della Beflex è una sola: svegliarsi e in fretta. E anche l'imperativo di coach Vincenzo Esposito dopo il brutto KO di Caserta di lunedì sera. Il tecnico campano è deluso e arrabbiato anche per l'atteggiamento che i giocatori hanno fatto vedere in campo, con pochissime eccezioni. Ragazzi giovani, poco abituati alle pressioni del campionato di Serie A, ma serve una mentalità nuova. A caldo, nel dopopartita al Palamaggio, Esposito si è espresso in modo chiaro ed inequivocabile. Il campionato è lungo, spiega il coach biancorosso, ma non è eterno. Come dire, cerchiamo di capire chi siamo e cosa dobbiamo fare, facciamo una buona scorta di punti e quindi assicuriamoci quanto prima la salvezza. Da aggiungere a difesa della squadra e del tecnico che la Beflex ha iniziato il torneo con 3 trasferte nelle prime 4 gare. Il bottino pieno e i biancorossi l'hanno ottenuto proprio fra le mura amiche davanti al proprio pubblico con Brindisi. Ovviamente tra le emergenze c'è la questione dell'americano dopo l'addio di Thornton. Lo straniero è indispensabile per completare il roster e il gioco di Esposito, ma quando arriverà ancora non è dato saperlo. Dalla società ancora non trapela niente. La sensazione è che nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore, si potrebbe chiudere definitivamente il mercato biancorosso. Il nodo è il tipo di giocatore che serve alla Beflex, ma sul piatto dei dirigenti biancorossi c'è anche la questione economica, che non è per niente di secondaria importanza. Non è però solo il fattore tecnico e quello economico che condizionerà l'arrivo dello straniero. Tra le variabili c'è anche la necessità di un inserimento in squadra nel campionato di Serie A il più veloce possibile, per non dover perdere ulteriore tempo e punti. Dunque esperienza, tecnica e conoscenza del campionato, quantomeno dell'Europa. Potrebbe essere questo l'identikit del perfetto straniero per risollevare le sorti della Beflex. In attesa che la società scopra le carte, domenica prossima è già tempo di amar corda. Al Pala Carrara arriva infatti la pallacanestro varese dell'ex Paolino Moretti. 4 punti in campionato finora, frutto delle vittorie ottenute contro Caserta e Brindisi, entrambe in casa. Anche la squadra lombarda soffre quindi di mal di trasferta.